La Zanzara. Villaggio, buonasera. Buonasera. Come sta? Non lo so, bene, spero. Beh, che ne so, se non lo sa lei, è difficile, noi lo possiamo sapere. Leggo che ha dimagrito un sacco di chili negli ultimi mesi. Cosa ha detto, scusi? Dico, ho letto da qualche parte che lei ha perso un sacco di chili negli ultimi mesi. Ho perso, non ho capito. Ha perso un sacco di chili. Di chili. Sì, chi gliel'ha detto? E che ne so, ho letto su un giornale che ha perso addirittura 24 kg. Non è al pezzo. No, non è così. No, è così, ma dico, mi dica le... 24 kg in meno di 12 mesi fa. In quanto tempo? In un anno. E come ho fatto? E che ne so, questa è una magari una cosa falsa. Ma no, improvvisi, la prego. Avrà... la cosa più semplice da dire è che non beve più manco un goccio d'alcol, non che bevesse prima, che ne so, ha fatto una dieta proteica, la dieta Dukan, che ne so, che fa no, malissimo. È difficile da immaginare, è una cosa molto imbarazzante da dirsi. Cioè, imbarazzante in che senso? Perché? Lo capirà subito. Dato che non riuscivo negli ultimi 30 anni, non sono riuscito a perdere un grammo. Sì. E sono andato in centri dietetici in tutto il mondo, anche sì. In Arizona, il famoso Canyon Ranch, dove si spendono $30,000 a settimana. Pure. Sì, è una cosa. Vabbè, insomma, ci andavano tutti gli star di Hollywood, quelli che tendevano a ingrassare. E io veramente ho fatto una scommessa con un mio amico, di cui non posso fare il nome, un uomo ignobile. Il quale mi ha detto: se non perdi almeno 22 kg, io ti dico la verità, ti rovino. Ha capito che a quel punto è un po' pericoloso. E io ce l'ho fatta in una notte. In una notte? Mi sono fatto tagliare una gamba. Ah, ha perso un pezzo di corpo, così. Cioè, ma così è facile. No, che facile, sì, provi lei. Lo possono fare tutti così, basta tagliarsi. Sì, tutti. Come si chiama lei? Cruciani, Giuseppe. Cruciani, allora lei domani vada da un qualunque chirurgo, anche dilettante, anche un parrucchiere, e si faccia segare la gamba destra. Guardi, senza anestesia, hai capito? Sennò allora è facile. Il problema è che, tutto considerato, io mi volevo anche iscrivere alle Olimpiadi, Paralimpiadi di Londra. Sarebbe stata una cosa positiva. Sì, positiva per chi? Per lei? Per lo spettacolo. Per la sua radio, pensavo che. Interviste Paolo, di questo tipo. Paolo Villaggio alle Paralimpiadi, cioè sarebbe stata una cosa, un notizione, insomma, no? No, non è vero una cosa. Guardi, le dico la verità, con le Paralimpiadi, tutto considerato, fanno molta tristezza. Sinceramente non è che sono entusiasmanti, sono la rappresentazione purtroppo di alcune disgrazie, ecco, sinceramente. Non si dovrebbero fare, secondo lei? Ma non si dovrebbero fare, no, non si dovrebbero fare, perché sembra una specie di riconoscenza o di esaltazione della disgrazia, invece no, sinceramente non fa ridere una partita di pallacanestro con gente seduta a rotella, è una cosa che, insomma, io sinceramente non sono tanto felice, non le guardo, difatti. Cioè, non le guarda perché sennò fa tristezza anche a me, poi nelle mie condizioni, e capisce che so cosa vuol dire arrancare così sedie a rotelle, arti artificiali. Per esempio, lei sa dove si compra un arto artificiale? No, assolutamente non lo so. Io le do l'indirizzo. Di dove è lei? Di Roma, però abito a Milano. Vive a Milano, allora può andare da Cova, il pasticcere. Sì. Lei gli domanda un certo Guido. Sì. Insomma, adesso sinceramente mi secca, il quale si è tagliato entrambe le gambe in una dieta, in una dieta, sia per dire, capito che dieta, e ha un artigiano che le fa le gambe su misura. Addirittura? Sì. Lei è mutuato, no? Io sono mutuato, Sì, niente, la mutua non gliene frega un cazzo di
di gambe tagliate così, allora lei deve purtroppo pagare. Guadagna poco, no? Beh, no, guadagna un sacco di soldi. Allora, stia a sentire, è vero che guadagna un sacco di soldi, è una vanteria stupida. No, un sacco di soldi, guardi, rispetto alla media. Rispetto alla media. Vabbè, allora, lei ha detto un sacco di soldi prima con un tono un sacco di soldi, anche... nel senso, un sacco di soldi rispetto alla media. Allora, io le chiedo, sinceramente, allora, vista la mia condizione... Che le fanno schifo i soldi, Villaggio? Non credo. Vista la mia condizione, io non ho trovato ancora denaro per quest'arto artificiale. Sì. Allora, lei, sinceramente, così, alla cieca, le do il mio numero di conto corrente? Me lo dia. Guardi, ne faccia un uso corretto, mica che poi va a prelevare lei per la sua gamba. Perché lei si taglia la gamba o no, poi? Beh, se voglio dimagrire, ma io guardi che sono abbastanza asciutto, perché non ho fatto notti brave come lei, non sono stato... No, notti brave, ma scherza. Ma lei per anni ha fatto un sacco di notti brave, le vedevo l'ho visto in un sacco di locali di Roma, Villaggio. Ma non c'entra, ma non è quello, uno può fare notti brave... veramente sodomizzare anche delle pecore in Sardegna, può fare un sacco di cose, però quello che conta è la cofana, la cofana di Paiata, sa quelle che sono è quella la cosa là, spaghetti, vermicelli alla gricia, lei aveva questo problema comune, cioè mangiava un sacco, Villaggio, questa era la realtà, mangiava un sacco. E lei quanto pesa? Io peso molto poco, adesso le devo dare le proporzioni? Le misure? Sì. Le misure? 1,80 e peso 71. Beh, allora niente, non faccia stronzate, lasci perdere. La gamba. Rimanga così. Faccia una cosa. Sì. Se vuole lei un uomo piacente oppure un cesso? No, abbastanza piacente direi. Così dicono. No, molto lo dici tu. Allora faccia una cosa. Lei sa fare lo spogliarello come l'ha fatto Prince Harry? Assolutamente no. Allora è fottuto. Beh, scusa, stavo offrendo veramente di fare lo spogliarello in un locale di Amsterdam, dove indubbiamente, se è veramente dotato, io dubito peraltro. Beh, adesso questo, scusa. Beh, non lo so, insomma, adesso è troppo alto. Lei è dotato? Leggero. Lei è dotato? No, io ho fatto una protesi. Pure là, caro amico, io non mica... Lei è un giovanotto, no? Beh, allora, lei faccia così. Sì. Mi mandi per favore, o se non vuole andare ad Amsterdam, parte il suo stipendio a questo conto corrente. Me lo dica, poi me lo dà per via mail o lo vuole dare in diretta? Me lo dia in diretta. Io lo do in diretta, tanto so che lei non manderà un cazzo, sarà terribile. Guardi, voglio il suo nome e il suo indirizzo, perché sinceramente io la faccio perseguitare, non le dico il nome. Sì. Quindi è un ricatto in diretta. Benissimo. Lei mi deve mandare... Quanto? Poca roba. Poca? Quanto ci vuole? 1.000, 2.000? 30.000 euro. 30.000 poca roba. 30.000 sono un sacco di soldi. Sono quelli che Grillo... Ma non dire, dai, sono quelli allora, che Grillo ha preso... No, quelli sono 30.000. Allora prende per il culo. Ma come? 30.000 euro lei... Che di faccio una colletta lì in studio con i suoi collaboratori. Vabbè, poi mi dai il numero. Con i fonici. Ma i fonici guadagnano poco, poco meno di me. Allora, niente, poco meno di me. Va bene così. Allora io vengo intervistato gratis da una radio che non conosco. Come non conosco? Da un uomo che si descrive per l'uomo alto 80 euro. Ma me l'ha chiesto lei. 1,90. Ma me l'ha chiesto lei. 1,80. Che è 1,90? 1,80. 1,80, ecco, allora io devo fare questa chiacchierata del tutto superflua, alla mia età poi oltretutto. Va bene, ha ragione, la pagheremo, però non 30.000, non 30.000. No, la pagheremo, io chiedo solo la pietà di avere 30.000 euro. Per la protesi. 30.000 euro, lei me li manda in contanti. Benissimo, va bene. Una busta. Va bene, all'indirizzo... Lei ha il mio numero di telefono, lei telefona, dice quando può venire lei direttamente, io sinceramente la conoscerei molto volentieri e misurerei anche quelle misure che lei dice. No, avere. Io non ho detto niente, sulle misure non ho detto niente. No, ha fatto capire che... Manco ho fatto capire, niente. Senta, Villaggio, voglio capire una cosa invece, ma... Fammi salutare Villaggio. Sì, salutalo, sono Parenzo, Villaggio, ciao. Parenzo, non ti conosce tanto. Sì. Sandro? No, David. David Parenzo. Ma è parente di Parenzo? No, non è parente. È parente di parenti? Visti. Ci siamo visti alla stazione del Club Eurostar di Roma e avevi questo meraviglioso caftano bianco. Ma è sempre così. No, non si chiama caftano, scusami. È marocchino, si chiama Gandora.
Ah, scusa, è vero. Castano è quello che si mette sopra, ed è in genere libico, egiziano. Vabbè, comunque ci siamo visti lì e io ti volevo Gandora. Chiedere... Sì, ma però scusa, Villaggi, io, ma veramente lei non guarda le Paralimpiadi che le fanno un po' ribrezzo, diciamo. No, non le guardo perché sinceramente, guardi, mi sembra un pochettino... Uno show dell'orrore. Fastidioso, non è molto divertente. Dai. Poi c'è una, addirittura mi ha stupito... Scusi, sì. C'è una che fa i 200 metri, cioè non i 100 che va a diritta, sì. I 200 metri con la curva di una donna, una ragazza, sì. Giovane, cieca. Vabbè. L'ha letta, no? Io l'ho visto proprio in televisione, è una che si allena con due persone a fianco, che sì. Le dicono vai avanti di diritta, comincia a girare, sì. Comincia a sì. Girare. Lei capisce che tanto vale correre col bastone bianco, io non so. Ma non è crudeltà, mi sembra che sia crudeltà esagerare la finta pietà, perché sono basate sull'ipocrisia assolutamente nuova di sfondo cattolico, cioè fingere. Vede, sono, cioè, non è un bello spettacolo, quelli, dice, personaggini, sì? Sembrano Olimpiadi organizzati da dei amici, se si ricorda. Sì, come no, beh, certo. Ecco, ha capito. C'è la tendenza adesso, soprattutto i nostri governanti, le devo sì, confessare, sì. Non hanno più la simpatia sì. Di questi, quelli lì sembravano d'accordo dei giocatori di tavolette, sa quelli che un tempo sotto i sottopassaggi delle ferrovie c'erano i tavolettari, no? Sì, sì. I quali adesso sono quasi scomparsi, però a Napoli ci sono ancora, e sa perché? Perché hanno la passione. Cioè non lo fanno per denaro, lo fanno perché esibiscono un'abilità, una manualità straordinaria. E invece? Invece, adesso, sinceramente, mi sembra che i nostri governanti attuali siano opachi. Sono un po' come le donne, sono tutte buone, come la maestrina. Si ricorda la maestrina dalla Penna Rossa? Eh beh, come no. Come no. E Monti cosa le ricorda? La Monti? Piccola vedetta lombarda, sì, se la ricorda quello lì. E Monti cosa le ricorda? Che, chi le ricorda Monti? Che le ricorda? Monti. Monti, sinceramente, mi ricorda, è uguale a un professore di economia sì. Che viene tutte le mattine al mercato di Via Chiana a Roma, sì. Che ha la stessa, insomma, è molto, direi, sì. Provoca una leggera, si può dire che può... Può addormentare. Eccoci qui, la Zanzara, Giuseppe Cruciani qui in studio a Milano, in diretta invece da Reggio Emilia alla festa del Partito Democratico. Il signor David Parenzo, che fra poco avrà con sé il segretario della CISL Raffaele Bonanni. Spero che non l'hai fatto scappare, Parenzo, eh? No, abbiamo bevuto un caffè, c'era anche Dario Di Vico del Corriere. Ma chi se ne frega? Vabbè, allora? Ma è la cronaca di quello che succede comunque. Intanto con noi c'è sempre Paolo Villaggio. Ecco, io Villaggio. Ma lei è mai stato a una festa dell'Unità, Villaggio? Sì, ci vado... Sono stato una decina di volte, sì. Perché io ho militato per anni a sinistra del Partito Comunista Cinese, quindi ero una specie di belva umana da battaglia. Queste belve umane avevano una caratteristica, sì. Nel corteggiare le donne le aggredivano, fasciste, borghesi, ancora pochi mesi, fanculo, Mao, Milvo Mao. Beh, io ed Andrea Buonanima, sì. Eravamo, come ho detto, in una posizione... Ultranzista, sì, estremista, sì. Estremista, scopato mai. Mai. Ma mai, fino mai. A 32 anni, è stata una cosa... Lei forse mi può capire perché ha detto che è impotente completamente. Totalmente beh, impotente. Così mi ha fatto capire, io sì, assolutamente, conosco è vero. La voce, una certa esperienza. È vero, quindi è vero. Lei può capire esattamente come siamo vissuti. Quando gli altri andavano a scopare, mentre sì. Noi si stava dicendo Mao, Mao, a un certo momento ci si trovava soli come bestie e si doveva andare purtroppo a vedere in cineteca, una cineteca ripugnante, sì. C'era un odore, anzi il presentatore poi sembrava avesse appena tracannato una tazza di merda, una cosa sì. Un alito. Vabbè, morale, e per 5 anni, sì. Tutti i sabati pomeriggio siamo stati condannati, nella sua condizione che lei ben conosce, assolutamente. Sta vivendo ancora, a vedere... La corazzata Potionkin in mezzo. Pure. Ma come? Senta, pure? Ma io era non cap- il
cavallo di battaglia di quello dell'alito merdoso. E poi Die Sire di Carlo Teodoro Dreyer. Abbiamo visto una rassegna di Film Cecoslovacco. Ma oggi Villaggio per chi vota oggi? Se prima era di sinistra. Scusa? Oggi Villaggio per chi vota? Per chi vota? Ma scusi, c'è un unico modo per votare, per il futuro. Cioè? Ma secondo lei vuole che voti con la Lega? Non lo so, Bersani? Bersani? Come? Bersani? Ma cosa si perdere Bersani? Io non voto per un uomo. Voi per esempio impotenti, a chi chiedete aiuto per esempio? Ai medici quando uno alla è impotente. Alla circondazione artificiale, lei è d'accordo, no? Sì, assolutamente, sì. Ecco, lei ha mai avuto un unico rapporto anche brevissimo? Con una pecora, voglio dire. No, con quella no, però con una donna sì, brevissimo. Poi sai, gli impotenti. Chi era questa che voglio contattarla per sapere? Purtroppo gli impotenti hanno un problema e dura pochissimo. Ma lei è sposato? Beh, diciamo, adesso non entriamo bella in questi domanda, dettagli. Bravo, in questi bella. Dettagli. C'è una voce femminile lì vicina, me la passa? Ecco, Parenzo è la voce femminile. Che dice? Parenzo è la voce femminile, Parenzo. Vabbè, lo stesso, come ha una voce molto femminile. Ma mi dica, signorina Parenzo, no, secondo scusi, lei che conosce bene vita, morte, miracoli di questo... Signore, sì, di questo cialtrone, sì. Sì. Ha avuto qualche rapporto fuggevole con lei, per esempio? Ha tentato? Guardi, purtroppo la devo dare una grande delusione, perché il signor Cruciani... Eccolo là. Il numero e la quantità... Il signor Cruciani, sì. Sì, che era anche un urologo molto famoso. Beh, mio zio era l'urologo famoso. So ma che... no, è vivo. Sì, è certo che è vivo, lo so. Conosci? È mio zio l'urologo. Ma che carino che è Cruciani. So che l'ha operata, non so dove, non ho chiesto. No, eh. No, lui non è un chirurgo, non l'ha mai operato. Ma come no, è un chirurgo, sì. No, sì, però non l'ha operato. Lui. L'ha visitata. Visitata perché lui era... Amico di Filini. Di Filini, certo, come no, di Reder. E certo. Giocavano a scacchi. Di Gigi Reder. E lui è un uomo veramente delizioso, molto intelligente. Al contrario di me. Grande medico. Al contrario di me, lui era un grande medico, sono un cialtrone. Che devo fare? Io sono un cialtrone, lui invece è un grande medico. Questo lo dico io, è sul serio. Lui, io faccio un lavoro da cialtrone. Mio zio è stato. Ancora. Ma no, dai, non prendere in giro adesso. Io voglio capire una cosa. Ma solo i minatori di Sulcis. Adesso tu voglio vedere se i minatori di Sulcis si impadronissero della tua trasmissione. Ma per carità, questo Parenzo lo vorrebbe. Bellissimo. Parenzo lo vorrebbe, io no. Ma per carità, bellissimo. Per carità. Ma insomma, lei è un sovversivo, un uomo di destra. Ma assolutamente lei no. Lei è un reazionario. Dovrebbe scendere in miniera. E che fare? Vabbè, fa la trasmissione in diretta. Ma assolutamente. Bellissimo. Vabbè, a me allora, in questo momento io faccio il tifo. Ma come? Ma allora vergogniamoci. Ma che vergogniamoci? C'è gente che muore di fame. Lo sa che questi qui sì. Non si rendono conto che la miniera lì produce un carbone che costa 40 volte quello che producono i giapponesi? Sì. Ecco, allora questi chiedono aiuto a tutti. Allora lei dovrebbe gentilmente, anche nudo, anche se insomma nudo lei non ha neppure il pelo, non mi sembra. Beh, poco. Me l'ha detto Parenzo, eh? Sì, sì. Allora, lei scende in miniera, nudo, con la radio, sì. Magari i tecnici li tiene fuori, un lungo filo, sì. E fa parlare le voci dei minatori di Sulcis. Ma non ci penso nemmeno lontanamente. Bravo. Non ci penso nemmeno. Perché? Perché no, a me piace Giannino, si figuri un po'. Io, sai chi mi piace in politica? A me Giannino. A lei piace Giannino? Chi è Giannino? Oscar Giannino, manco lo conosce, stiamo messi male. Ma chi è sto Giannino? Non lo conosce Giannino, vabbè, allora facciamo una carrellata di politici. Grillo, ha sentito la storia delle fatture di Grillo, adesso è stata smentita, Grillo se l'è presa con Benigni, poi alcuni hanno detto che era stato pagato in nero, poi smentito. Le piace Grillo, Villaggio, che è genovese sì, come lei? Mi piace, lo conosco, è battagliero. Ma lo voterete? È come un tribuno della plebe. Ma voglio dire, ma voi vi occupate però di queste... La cosa brutta di questa politica, vede, sì. Posso dire una cosa? Amica, faccio politico io. Che lì, no, di politica. Allora, Monti e il suo gruppo di amici, se non è fine della penna rossa, parlano solo ed esclusivamente di spread, che fantozzi spread, che sia il disprezzo che hanno i tedeschi per gli italiani. No, parlano solo da 7 mesi di soldi. Il Duca Conte. I titoli di spread che aumenta. Io sinceramente trovo che non si occupano veramente
di un problema fondamentale che riguarda soprattutto il futuro, i giovani. Cioè, e qual è? Il problema è parlare di come poi si manterrà questa posizione di privilegio contro Colossi. Non si pensa assolutamente che la Cina ci sta facendo fuori, che l'India anche, che il Brasile. Insomma, sembra un luogo comune. Noi ci occupiamo invece delle fatture di Grillo, di quello lì che ha rubato, che si è sputtanato, di Berlusconi. Ah, torna Berlusconi. Che ha detto... Ha sentito che torna? Com'è? Vuole tornare in politica, che dice lei? Ma che me frega a me, voglio dire, a me interesserebbe. Beh, a parte che Berlusconi è un uomo geniale per quello che ha fatto e via dicendo, partito da zero, lasciamo perdere. Ma è stato sempre... sputtanato questo scopo che... insomma, ha esagerato. Ha esagerato. Invece dovremmo occuparci soprattutto della felicità dei nostri figli e nipoti. Noi andiamo incontro a una catastrofe. Da un punto di vista, per esempio, climatico, adesso siamo in pieno tropico. In pieno tropico. Si rende conto che ci sono... dei venti e degli eventi in Italia che fanno paura al caldo. L'anno prossimo sono previsti 39 gradi a Natale. Io non ho ancora capito chi vota Grillo, chi vuole votare Grillo. Grillo, Villaggio. Ma che gliene frega? Ma mi interessa, Io penso interessa. Che questa gente non hanno assolutamente il senso dell'affetto per il... Cioè dovrebbero pensare, come i grandi del passato... Sì. Ha la felicità, mentre l'America, che dice è un paese felice da sempre, è un paese disperato, perché è un paese senza fede, si crede solo nella... Senta, ma anche il tema dei matrimoni gay l'annoia? Come, scusa? Anche il tema dei matrimoni omosessuali l'annoia? Ma no, quello no. Vede, lei poi dice omosessuale mi annoia, perché lei si annoia. Voglio sapere che lei, che indubbiamente... data la sua assoluta impotenza, l'impossibilità di coiti, di cose così, è una sua, direi, debolezza, una sua... Non è che l'ha deciso lei di nascere omosessuale. Lei, ma io non sono omosessuale, Allora, l'ha deciso lei? No, se ne fa una colpa. Allora, alla chiesa a Toledo, un certo Torquemada, che era mio compagno di banco, oltretutto, li bruciava vivi. Perché? Perché non devono... Ma dimmi tu, ma è possibile? Ma lei ha avuto dei cani? Io no, in mai, casa? Mai. Ha visto che naturalmente i cani hanno rapporti tra maschi. Sì. Lei ha avuto rapporti con maschi, indubbiamente sì. Sì. Allora, mi sembra che tutto considerato sia abbastanza demenziale pensare solo a l'euro, salvare l'euro, lo spread, ma insomma mi sembra dire, signori, tra 20 anni saremo come 18 miliardi, adesso siamo 6, quando sono nato io c'era 1,5 miliardi di persone. Allora nessuno parla del sovraffollamento delle carceri. Vabbè, questo vuole che le dica. Mi dica una cosa sulla Bindi, che è contraria. La Bindi, che mi dica per chi voto le piace Grillo. A me piacerebbe veramente un vero profeta, un profeta che pensa veramente alla felicità. Mi dica la domanda che mi voleva fare al finale. La Bindi, quando parla, la Bindi, quando parla, che effetto le fa? Ma mi fa una domanda stupida. Perché? Che effetto vuole che mi faccia? Che ne so, la Bindi quando parla delle... Ma cosa vuole che le dica? Ha detto che non ha rinunciato al sesso. Ha detto che ha rinunciato al sesso, la Bindi. Ha detto? Che ha rinunciato al sesso. Cosa dovrei sorridere? Ma che ne so, ma le battute era un spettacolo. Andiamo, la Bindi. Ma l'ha detto lei, mica l'ho detto io. Io? No, lei, la Bindi l'ha detto. Ha detto che è stato un grande sacrificio rinunciare al sesso. E allora? È così, ma siccome parla sempre. Ma cosa, dove vuole arrivare? A farmi dire? No, a farmi dire nulla, non voglio dire. Ma no, invece sì, purtroppo. Voleva arrivare a dire la solita battuta da comico da buon spettacolo, che la Bindi sembra un uomo che... Ma assolutamente no. Ma vabbè, andiamo. Ma assolutamente no. Abbia pietà di me. No, ho grande pietà. Ma che grande pietà? Prima mi ha detto, prendendomi il culo, che non vuole mandarmi neppure 30.000 euro. Ma non ci penso nemmeno. Lei guadagna, io dico, come guadagno bene? Indubbiamente qualche cosa guadagna. Certo che guadagno, certo. 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 Vieni a Milano, vieni in albergo? Vai in una suite. Ma perché? Allora, una suite. Guardi che io la sto curando da un po' di tempo, sa? Sì?
Eh sì, certo, perché io voglio sapere esattamente quanto guadagna, se sessualmente è vero quello che si dice, che lei purtroppo è sfornito di attrezzi fondamentali. E poi le chiedo, per pietà, guardi, queste cose, sì, adesso spero che non, lei ha poco ascolto, no? Beh, pochissimo, pochissimo. Allora, pochissimo. Se ha pochissimo ascolto, meno male, perché altrimenti... Io spero che lei abbia il coraggio, un bel momento. Sì. L'intensità sentimentale per dare una mano a un uomo. Io lo farò. Ho dovuto tagliare una gamba, lo farò, perché minacciato da un personaggio che io, se lei non mi manda quei soldi, sono costretto a scagliarle contro. Grazie.